A volte basta essere grossi, carismatici e vabbè, cosa volete di più nel wrestling in effetti, però in certi casi è veramente una cosa molto importante. Lo scopriamo oggi durante il primo stint di Scott Hall in New Japan Pro Wrestling. Benvenuti quindi a un nuovo appuntamento con un reatto al giorno. Io sono Stefano, una delle voci di questo progetto e anche oggi vi porto, come ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 8 del mattino su YouTube e su Spotify. Poi voi ascoltatelo, guardatelo quando volete. Un piccolo aneddoto sul mondo del wrestling, quale quello giapponese che tanto amiamo. E oggi vi voglio parlare di Scott Hall e del suo primo stint in New Japan Pro Wrestling, uno stint che risale al 1987, quindi comunque molto prima di diventare la grande star che abbiamo conosciuto come Razor Ramon e poi tutto il resto della sua carriera. Bene, in quell'anno, quando arriva in New Japan, Seiji Sakaguchi lo guarda e dice: questo potrebbe essere molto interessante, è alto. È grosso, ha un sacco di carisma e c'è veramente tanto potenziale per lui sul ring. Fatto bene, fare cose per bene, insomma, c'erano tutte le caratteristiche per avere una grande e bella stella all'interno del mondo del puro reso. Allora, praticamente, dato che in quegli anni era esploso poi il fenomeno del Kogan nel resto del mondo e che già in Giappone aveva mostrato, insomma, i primi segni, Seiji dice: ma magari questo potrebbe essere una sorta di nuovo Hulk Hogan. E quindi Hall comincia a ricevere un trattamento speciale. Preso sotto l'ala protettrice proprio di Sakaguchi, insomma, diventa un piccolo protetto con una sorta di corsia preferenziale per lui. Bene, addirittura durante un suo match, il 22 maggio del 1987, riesce durante una IWGP League a pareggiare con Sakaguchi in double count out, una cosa praticamente rarissima, dato che Sakaguchi era ovviamente una delle stelle principali della New Japan Pro Wrestling. Questa è stata la primissima volta di Scott Hall in Giappone, poi sappiamo che insomma la vera forza di questo lottatore verrà in WWF e in WCW poi, quindi. Le cose sono andate diversamente, ma ricordiamo comunque con piacere anche questi primi passaggi in Giappone. Grazie di cuore per aver ascoltato, ricordato ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 8 del mattino su YouTube e su Spotify, ci trovate per un piccolo aneddoto sul mondo del puro reso. Non mancate, io sono Stefano, la voce, una delle voci di Lariato, noi ci risentiamo alla prossima.